Amici della Slive, siamo in compagnia di Alessandro Alberti, agente FIFA, colui che ha il merito di aver portato Rafa Márquez all'Hellas Verona. Le chiedo subito che operazione è stata questa. Sì, ti ringrazio per i meriti che mi dai, che me li prendo anche volentieri, ma li divido al 50% con Angelo Arquilla, che è il mio socio, che è mediatore internazionale da circa 30 anni ed esperto conoscitore del mercato internazionale a tutti i livelli. Che operazione è stata comunque questa? Quando è arrivata la chiamata del Verona innanzitutto? La chiamata del Verona è nata a seguito di un incontro che ho fatto io intorno al 20 di luglio con Sogliano, nel quale prospettavo determinate dinamiche che si sarebbero potute verificare per cercare di prendere Razfa. Ci siamo visti la settimana successiva per cercare di chiudere e il Verona ha firmato un mandato al sottoscritto al mio socio, invitandoci in maniera celere a negoziare il giocatore. Io ti dico che solamente dopo 3 ore dal momento in cui è stato firmato il mandato eravamo già in viaggio per il Messico per andare a casa di Rafa. Nel giro di 24 ore noi eravamo a casa di Rafa a veicolare il progetto del Verona. Non solo Verona, anche Lazio, Sampdoria, altri club italiani hanno Si provato a sono portare Rafa Márquez. proposti vari agenti per cercare di portare Márquez in Italia. Io devo ringraziare Sogliano e tutto il club per la fiducia che mi hanno dato, devo ringraziare anche Roberto Gemmi, che è il braccio destro di Sean, che è arrivato successivamente in Messico per darci forze per definire l'operazione. Quindi devo dire che c'è stato un lavoro di equipa assolutamente straordinario e di grande caratura. Ma Rafa cosa punta? Il quinto mondiale? Rafa è un ragazzo estremamente sensibile che il fatto del quinto mondiale, devo dirti che è stata una cosa un po' che gli ho detto io. Si rende conto che gli anni sono quelli che sono, però questo è un campione straordinario. Io credo che se dovesse trovare la continuità e riuscire a coprire tutti gli anni di contratto che ha firmato con il Verona, credo che potrebbe diventare il primo giocatore nella storia del mondo a giocare il quinto mondiale. Io glielo auguro. Perché al di là del fatto che è un giocatore che non ha bisogno chiaramente delle mie parole per elogiarlo, ha dimostrato di essere veramente un campione in tutti i sensi. Soprattutto perché l'ha confermato anche in conferenza stampa, ha guardato per ultimo l'aspetto economico, anzi si è decurtato Non lo era stipendio. l'aspetto economico non è stato un elemento sostanziale, ma è stato un qualcosa che ha fatto seguito a ciò che voleva fare il Verona con lui. E la certezza è che almeno per 2 anni Rafa sarà a Verona, c'è però anche l'opzione per il terzo anno. Sì, i dati del contratto sono questi, come ho detto ai tuoi colleghi, non fatemi domande sui montanti che sono stati scritti perché ho disposizioni tassative e poi non voglio violare questi impegni presi. Comunque per 2 anni i tifosi del Verona sono sicuri che Rafa Márquez vestirà la maglia gialloblu. Questo è l'impegno, il giocatore è tutto del Verona al 100%.